Ciao a tutti, un buon lunedì. Spero che questa settimana che sta iniziando sia una bella settimana di serenità. E ho pensato che dobbiamo riprendere un po' in mano il nostro bel quaderno. Partiamo subito da dove eravamo rimasti. Allora, se vi ricordate bene, noi avevamo affrontato il suolo. E credo che la maggior parte di voi ha completato il ciclo di questa lezione. In ogni caso, noi abbiamo la prima pagina, dove c'è appunto uno schema, poi abbiamo una seconda pagina, dove appunto avevamo la suddivisione del suolo con i suoi tre strati principali e poi avevamo impostato un discorso sul compost, sul compostaggio. A questo punto c'era questo schema dove veniva ancora più approfondito, no? E poi c'era quest'altro schema con delle domande e il glossario delle tre parole fondamentali: compost, compostaggio e compostiera. A questo punto vi chiedo di guardare il vostro quaderno e magari questo video lo rivedete un po' e cercate di capire se avete fatto tutto, se vi manca qualcosa. Nel caso vi mancasse qualcosa, mi mandate un'email e io vi risponderò con il materiale che vi serve oppure una fotocopia di quello che vi manca. Altro argomento invece è l'acqua. Questo non l'abbiamo fatto perché lo stavo preparando per farlo un ritorno, ma purtroppo c'è stato questo inconveniente. E questo adesso ve lo manderò di modo che voi potete farlo tranquillamente a casa sul vostro quaderno con tutti gli schemi. E c'è un piccolo schema relativo al ciclo dell'acqua, che bisogna inserire le varie fasi, no? Con dei numeri, comunque tutto spiegato. E nel caso vi posso inviare anche appunto lo schema del ciclo dell'acqua e soprattutto le tre domande finali a cui bisogna rispondere. Bene, spero di essere stato chiaro. Per qualunque problema potete mandarmi un'email: classiquartabelledo@gmail.com. Alla prossima, ciao!